sono venuto a Istanbul a fare dei concerti e vi racconterò un po' di questa bellissima città. Vi presenterò alcuni amici che ho conosciuto grazie ad Andrea Romani, un musicista cremonese che vive qua ormai da alcuni anni. In questi giorni non c'è ed è un peccato perché in genere, quando vengo qui, suoniamo sempre insieme. Suonerò invece con altri musicisti locali, come Bricken, il liutaio, o anche internazionali, come Ruben, il bassista di Buenos Aires, che vive qua 6 mesi all'anno. Eccomi qui sul Bosforo a traghettarmi dalla sponda asiatica a quella europea per questa nuova tornata di concerti. Piove e fa un po' freddo. Peccato, perché Istanbul, vista dal traghetto, nelle giornate di sole, è bellissima. Il traghetto approda nel quartiere di Karaköy e risalgo la collina verso il centro di Pera, l'antico borgo genovese della città. Questa sera suono con dei musicisti turchi. L'incontro con musicisti di altre culture fa un po' parte della mia storia musicale e questo viaggio a Istanbul continua una tradizione quasi ventennale. Raggiungo il quartiere di Pera e mi dirigo verso il laboratorio di Bricken. Bricken Aliu è un liutaio che costruisce principalmente chitarre, ma anche strumenti particolari che poi ci farà vedere. Due musicisti stanno provando una chitarra su un divano. Gli chiedo di parlarmi della sua attività. Costruisco tanti tipi di chitarra, elettriche, bassi per musicisti jazz e di ogni genere. Ci sono musicisti qui a Istanbul interessati al mondo della liuteria? Sì, tanti musicisti di generi diversi, dall'araba alla turca, al jazz, con la necessità di creare strumenti personalizzati. Istanbul is the center between... Sì, anche perché Istanbul è il centro nevralgico tra Oriente e Occidente. Mi piace molto il mio lavoro perché ho l'opportunità di creare strumenti per stili musicali diversi. Si sta sviluppando anche un bel progetto per la musica tradizionale dell'Anatolia che sta tornando in voga. Mi fa sentire una piccola arpa che lui stesso costruisce. Andiamo a mangiare un boccone in un ristorantino lì vicino. Fanno piatti unici dove a scelta si possono prendere verdure, riso, carne e salsine tipo tzatziki. Tutto molto buono, a prezzi economici. Il centro di Pera è molto vivo, anche se è solo giovedì sera. C'è tantissima gente in giro e ci dirigiamo a piedi al Bova. Il Bova è un jazz club molto carino, centralissimo, proprio dietro Piazza Taksim, che tra l'altro ha una programmazione jazzistica molto ricca.
La mattina dopo c'è il sole e dalla terrazza del mio albergo mi godo una bella vista sulla città. Quando vengo qui, prendo sempre un albergo a Kadıköy, un quartiere sulla sponda asiatica. Ci sono tanti murales. È il quartiere più caratteristico della città, quello degli artisti, delle librerie, della vita notturna, dei ristoranti, delle discoteche e dei bar dove si serve alcol più liberamente che altrove qui in Turchia. Storicamente è un quartiere dove convivono diverse religioni. Non essendoci particolari monumenti da vedere, non è per niente turistico ed è quasi esclusivamente frequentato da gente locale. Anche il mercato è molto caratteristico. Prendo il traghetto con pesanti nuvole nere che nel frattempo hanno riempito il cielo. All'orizzonte si vede la grande moschea di Santa Sofia e il palazzo del sultano del Tocca. Mi fermo a bere un tè in un locale. Qui bere un chai, si chiama così il tè, è un rito che si consuma più volte al giorno. Si beve sempre in un piccolo bicchiere caratteristico. Salgo sul vagone della caratteristica cremagliera che porta in alto sulla collina attraverso un tunnel. Ho appuntamento con Ruben in un caratteristico ristorante del centro dove si mangiano piatti tipici locali molto sfiziosi. Ruben è un bassista di Buenos Aires e mi racconta di come ha deciso di vivere qui per una parte dell'anno. Empezó hace unos años que me puse en contacto con un chitarrista di Istanbul. Sono passati due anni. Mi ero messo in contatto con un chitarrista di Istanbul che mi aveva invitato a suonare in un hotel e Istanbul mi era piaciuta tantissimo. Ho continuato a venire e ho iniziato a instaurare una serie di amicizie, diciamo, musicali. C'era un bar che si chiamava Mitani, 5 o 6 anni fa, dove si suonava in questa zona, che è diventata un punto di riferimento per quel periodo. Prima mi fermavo poco tempo, poi le ultime 2 o 3 volte sono rimasto qui per 6 mesi. Poi andiamo al laboratorio di Bricken e proviamo un tango perché Ruben sarà mio ospite nel concerto serale che farò al Guitar Café. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es no sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Que su amor fue propio un día, porque es causa siempre mía esa cruel preocupación. Quindi scendo a piedi la collina
passando per la famosa Torre di Galata. Nel frattempo è uscito di nuovo il sole e mi godo dal traghetto, tornando a casa, la vista mozzafiato del Corno d'Oro. Il bello di questa città, unica al mondo, è che al suo centro c'è proprio il mare. Ritornando all'albergo, passo per le strade affollate di Kadikoy. Noto molte chiese, armene, ortodosse, cattoliche, che fanno la ricchezza culturale di questo quartiere. Qui si serve il famoso caffè turco e si mangiano kebab astronomici. Intervisto Selim, un amico musicista con cui mi trovo molto bene. Well, I have started when I was high school. Ho iniziato quando ero alle superiori, a 15 anni. Quando mi chiedono perché ho iniziato, beh, ci sono tante storie legate a questo. Mio padre era un monaco e faceva musica religiosa. Quando avevo tipo 6 anni, lui ha portato una radio e ascoltavamo le canzoni turche ottomane. Ho imparato così diversi stili di musica fin da piccolo. Poi ho iniziato ad ascoltare altri tipi di musica. Ho lasciato la Cappadocia, dove ci sono molti musicisti, tutti poveri, che suonano ai matrimoni. Non ci sono altre occasioni per suonare. Sono stato lì più volte ad ascoltarli. La loro musica ha una storia millenaria. Sono dei maestri senza essere mai andati a scuola di musica. Hanno imparato queste tradizioni dai loro padri e poi, a loro volta, sono diventati maestri di quest'arte. Io sono stato molto fortunato. Ho assistito a un loro concerto mentre suonavano uno strumento molto sofisticato, il baglama, una chitarra turca, che poi ho voluto provare. Il quartiere di Kadikoy alla sera si riempie di vita. Arriviamo al Gitar Café, un locale storico, unico nel suo genere, ricavato da un appartamento. Ha una programmazione artistica che risale a più di 20 anni. È un
vero e proprio teatro in miniatura. Onok mi racconta la sua storia. Questo luogo è aperto dal 2000 e da qui sono passati più di 1500 musicisti, sia turchi sia provenienti da tutto il resto del mondo. Qui diamo priorità alla musica di nicchia, originale, etnica, non musica commerciale, ecco. La nostra missione è la musica. Si chiama Guitar Café, ma in realtà è una piccola sala concerti. Ma serviamo anche drinks. Tutti i concerti sono filmati e mandati in streaming con un'ottima qualità audio-video. E da loro posto qualche goccia ancora calda del mio miele, un messaggio per me. Grazie del corallo e se li vuoi. Invito prima Khan, un amico percussionista, a dividere il palco con me. Palla nelle notti di magia, sotto un cielo di caffè indescrivibile. Ai turchi piace molto sentir cantare in italiano e mi chiedono di suonare una mia canzone. Alla luce del risveglio c'è l'impronta chiara dei miei sogni. Poi invito Ruben a suonare il tango che abbiamo provato prima. Si suo amor fu flor de un dia, porque scause sempre mia esa cruel preocupazione. Quiero por lo dos mi copalsar para olvidar mi ostinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y pensar junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Lontano dal turismo di massa dei quartieri del centro, Kadıköy è stata una folgorazione per me. Mi sento un po' a casa quando vado lì e ci passerei più tempo se potessi, anche perché i prezzi sono veramente abbordabilissimi. Le mitiche spremute di melograno sono uno dei tanti piccoli particolari
che mi fanno portare questa città sempre un po' nel cuore. Arrivederci alla prossima puntata.